A prima vista i cani domestici mostrano tutta una serie di comportamenti apparentemente incomprensibili. Perché si muovono in curiosi girotondi sui prati o sul tappeto prima di addormentarsi? Perché si rotolano nello sterco di altri animali? Perché divorano velocemente il loro pasto? Perché ai cani piace leccare la faccia del loro padrone? E perché sotterrano gli ossi? Per non dire di quell'insaziabile desiderio di rincorrere il bastoncino per riportarlo al padrone. Il cane domestico è la specie animale con più varietà di razze. Si trova in una straordinaria gamma di colori, forme e dimensioni, dai 20 cm a un metro di altezza, dal peso di un chilo fino a oltre 50. Nonostante le enormi differenze nell'aspetto, si comportano tutti in modo molto simili tra loro. Un vivido retaggio delle loro origini comuni. Studi scientifici ormai consolidati hanno dimostrato che i cani discendono dai lupi. Lupi che furono addomesticati solo 10.000 anni fa, con lo scopo di aiutare l'uomo a cacciare e a fare la guardia al suo territorio. Ma il lupo è solo un membro dell'intera famiglia di cani selvatici che vivono in tutto il mondo, in tutti i tipi di habitat. Il coyote dell'America del Nord assomiglia a un normalissimo cane, come pure gli sciacalli dell'Europa sud-orientale, dell'Africa e dell'Asia meridionale. Il crisocione sudamericano, dalla lunga criniera e dalle zampe affusolate, ricorda il levriero afghano, addomesticato dall'uomo per accompagnarlo nella caccia. Lo speoto è piccolo, con le zampe tozze, ideali per scavare più che per correre o arrampicarsi. Il nostro bassotto ha un aspetto simile. È stato allevato selettivamente per introdursi e cacciare nelle tane. Il cane procione asiatico. Si adatta facilmente all'ambiente e si sta diffondendo rapidamente in varie regioni d'Europa. Tutti i cani selvatici tendono ad avere cucciolate molto numerose. Questi sono i Quon, cani da caccia asiatici reputati addirittura più feroci delle tigri. Questi sono i licaoni africani, con il pelo bianco e marrone, a chiazze nere e le orecchie tonde, abilissimi cacciatori in branco, nonché cugini non troppo lontani del cane domestico. Invece il dingo australiano è un cane domestico ridiventato selvatico. Tutti questi animali hanno comportamenti molto simili a quelli dei nostri cani. Non è difficile capire perché i nostri cani sotterrino gli ossi. Rappresentano gli avanzi del cibo che potranno essere consumati il giorno dopo. Il cibo viene sotterrato in modo molto particolare, proprio come fa questo coyote che riempie la buca con movimenti in avanti della testa e la completa pigiandovi contro il muso. Il setter inglese usa la stessa tecnica. Mossa da uno stimolo irrefrenabile, la maggior parte dei cani si diverte a giocare agitando gli oggetti più disparati, dalle pantofole ai vecchi giocattoli. Il motivo di tutto ciò diventa più chiaro se si osserva un coyote saltare addosso alla sua preda, scuotendola e agitandola per spezzarle l'osso del collo. La stessa tecnica utilizzata dallo sciacallo dalla gualdrappa. Il cane domestico che si muove in giro tondo sul tappeto prima di addormentarsi condivide questo atteggiamento con il coyote americano, che spiana la neve per ricavarsi la cuccia. Anche il piacere provato dal cane quando gli si accarezza il petto è una reminiscenza degli stimoli di natura sessuale che prova nello strofinarsi contro la schiena della cagna durante la copulazione.
E che dire del cane domestico che ulula? Spesso viene considerato quasi come uno scherzo e come tale diventa oggetto di satira in alcuni programmi televisivi. Ma per i cani non è affatto un divertimento. Hanno ereditato anche questo irrefrenabile stimolo dai loro progenitori. Nelle regioni selvagge, un coyote, uno sciacallo o un lupo ululano per entrare in contatto con i loro simili. Allo stesso modo, i cani domestici ululeranno nel caso fossero abbandonati a loro stessi o privati di compagnia. Saranno molti i padroni di cuccioli di cane a riconoscere questo suono emesso da un lupacchiotto che ulula per chiamare sua madre? A questo primo ululato rispondono gli altri membri del branco. Anche alcuni animali domestici rispondono a questo stimolo iniziale. Lo squillo del telefono fa scattare questo dalmata. È invece la particolare tonalità del suono di questo televisore che fa ululare questo cane. Qualunque sia il cane, addomesticato o selvatico, il messaggio è sempre lo stesso. Sono qui, raggiungetemi. Ma cercare di capire il significato del comportamento del cane domestico implica una più profonda comprensione del modo di vivere dei cani selvatici. In maggiore o minor misura, tutti i cani selvatici sono socievoli, sia quelli che vivono in piccole famiglie, sia quelli che appartengono a gruppi regolati da rigide gerarchie. Proprio una delle caratteristiche di questi cani socievoli è il più assoluto rispetto del capo dominante. I componenti del branco sfidano o rinforzano continuamente la gerarchia, non mediante lotte, ma attraverso gesti e segnali. Il pelo si drizza, per esempio, per incutere timore. La coda eretta è un segno di dominio, così come le orecchie dritte. Al contrario, accucciarsi di fronte al superiore è segno di sottomissione. Qui il lupo remissivo mette la coda tra le zampe e china il capo. Questi messaggi possono essere anche molto sottili e complessi. Questo coyote segnala il suo stato di conflitto inarcando la schiena, drizzando le orecchie, digrignando i denti e mettendo la coda tra le zampe. È aggressivo e spaventato allo stesso tempo. Qui il dingo sulla destra è dominante. Quello a sinistra non mangerà fino a quando il cane preminente non glielo consentirà. Un piccolo movimento della coda eretta sarà il segnale di via libera per l'esemplare più piccolo. Anche i giochi tra i cuccioli sono un modo per determinare il loro stato sociale. I cuccioli cacciatori passano ore ad azzuffarsi giocosamente. Spesso individuano il cucciolo più debole e lo rincorrono fin tanto che non si sottomette. Diventati maturi, questo tipo di aggressione così palese diviene più rara. Gli adulti cacciatori dichiarano le loro intenzioni con impercettibili segnali del corpo. Qui non ci sono però troppe sottigliezze. La posizione di questo sciacallo è di totale sottomissione. Anche quella di questo lupo. È disteso sulla schiena con il petto completamente scoperto. In casa, il cane domestico utilizza la stessa tecnica per confermare e mantenere la sua fedeltà al padrone, che per lui è, né più né meno, il suo capo branco. Il cane che disobbedisce al padrone sta perpetrando una sfida. In questo caso il cane è diventato dominante, il padrone è diventato secondo nella gerarchia del branco. Nelle aree selvagge, le coccole tra cani sono segno del loro legame sociale.
Qui il più piccolo della gerarchia lecca il più anziano. Anche i cani domestici leccano i loro padroni. A volte i cani si puliscono le orecchie leccandosele reciprocamente per togliere sporcizia e parassiti. Un'azione che il capobranco non può fare da solo. L'olfatto è il principale organo sensoriale dei cani, che lo usano moltissimo per comunicare tra loro. Alcuni cani selvatici, come ad esempio il lupo e il coyote, depositano piccole quantità di urina, alzando la zampa, per lasciare una traccia di natura olfattiva lungo tutto il suo territorio. L'odore funge così da avvertimento e da monito per gli eventuali intrusi. Allo stesso modo i cani domestici alzano le loro zampe contro muri e lampioni per annunciare la loro presenza. Ma che bisogno c'è di alzare la zampa? Il vero obiettivo è quello di portare l'odore il più in alto possibile, in modo da farlo sentire, diciamo così, più ad altezza di naso e rimanere più a lungo protetti da eventuali disturbi. Ma questa operazione risulta difficile per lo speoto dalle zampe troppo corte, tanto che nel tempo ha dovuto sviluppare un comportamento molto curioso. Spinge il fondo schiena più in alto possibile, in modo che l'odore fuoriesca prima dell'urina. Per fare questo, il cane si mette letteralmente in punta di piedi. Spesso i cani usano le zampe posteriori per rimuovere la terra dopo aver urinato. Contrariamente alla credenza popolare, essi non cercano di nascondere il proprio odore, ma di propagarlo. Qui, ad esempio, le impronte sulla neve attirano l'attenzione della femmina. Al contrario, i licaoni non sollevano le zampe. Vivendo in spazi molto aperti, urinano solo per pure esigenze fisiologiche. Ma pur non lasciando tracce d'urina, hanno l'abitudine di rotolarsi, non per esuberanza, ma per impregnarsi di un altro forte odore. Molti cani selvatici fanno la stessa cosa. Si rotolano in qualunque cosa puzzi, dalle feci al pesce marcio. E anche i cani domestici fanno, o vorrebbero fare, esattamente la stessa cosa. Nulla esaspera di più il padrone che vedere il proprio cane appena lavato rotolarsi nello sterco di mucca. Ma perché lo fa? Probabilmente per nascondere il proprio odore, coprendosi con quello della sua preda. Uno dei motivi principali per cui i cani furono addomesticati è la loro capacità nel fare la guardia. In natura i cani montano la guardia ai loro cuccioli, oppure difendono il territorio contro gli invasori. Questa attitudine è ben presente nei licaoni africani. Alcuni animali agiscono da vedetta, a protezione del branco. Quando i cuccioli sono piccoli, un adulto rimane ad accudirli mentre gli altri cacciano. E anche quando gli uomini sono fuori, i loro cani proteggono le loro case allo stesso modo. Il pastore tedesco reagisce come questi due sciacalli, che attaccano e mandano via l'intruso dal loro rifugio. Ora, nonostante questo adotti subito un atteggiamento sottomesso, gli altri sciacalli non saranno soddisfatti finché non si sarà allontanato. Lo stimolo incoraggiato dall'uomo a proteggere il proprio gruppo e la propria casa è uno dei tanti legami tra cani domestici e selvatici. I cani farebbero la guardia a qualunque cosa. Ma nessun cane, domestico o selvatico, vuole coinvolgersi in una zuffa troppo seria o pericolosa e fa di tutto per evitarla. Il ringhiare è solo un avvertimento. Un modello di comportamento che l'uomo ha quasi totalmente inibito mediante l'allevamento selettivo è lo stimolo dei cani a cacciare. Un atteggiamento che, come si può ben vedere, è ancora presente in forma modificata.
Licaoni africani. Al termine di dure giornate di riposo al sole, il branco sta per prepararsi alla caccia. Gli adulti si svegliano, si stirano e si salutano. E in pochi secondi si lanciano in una sorta di smanioso scambio di effusioni, leccandosi, accucciandosi e facendo giro tondo tra loro. In questa eccitazione arrivano persino ad urinare. Poi, appena finita la cerimonia dei saluti, inizia la caccia. Partono con passo lento. Di solito un animale tende a fare da guida. Spesso il branco procede in fila indiana per offrire alla preda il profilo più sottile possibile. L'obiettivo è quello di raggiungere la massima vicinanza con la preda, lentamente ma con sicurezza. Si può notare la stessa smaniosa eccitazione nei cani domestici quando stanno per essere portati fuori a passeggio. I licaoni africani devono destreggiarsi fino ad arrivare ad una posizione sufficientemente vicina da consentire un attacco sicuro che uccida. Così camminano velocemente e non cambiano marcia fino a che le prede non vengono colte dal panico. Inizialmente i cani procedono al piccolo galoppo in modo costante. Poi all'improvviso scattano alla massima velocità. La caccia è cominciata. Una caccia fatta non tanto da singoli individui, quanto da tutta una serie di attacchi, con le prede che fuggono ostacolandosi, prese dal panico. Ma è sbagliato credere che i licaoni si muovano secondo una strategia preordinata, di gruppo. Si tratta di un semplice inseguimento in linea retta. In questo differiscono nettamente dall'antenato del cane domestico, il lupo. Il fatto di cacciare in spazi meno aperti richiede ai lupi un'attiva collaborazione e una minuziosa divisione dei compiti. Il branco aggira la preda tendendole un'imboscata a sorpresa. Questa strategia, molto complessa, ha fatto breccia nell'uomo, rendendo i lupi una specie ideale da addomesticare. Basta osservare i cani pastore al lavoro per capire come sia stato facile per l'uomo convertire l'attitudine a circondare la preda nell'operazione di spingere le pecore per raccoglierle in gregge. Un comportamento che previene il diffondersi del panico nel branco. L'autocontrollo e la collaborazione spontanea dei lupi sono così forti in questi cani che è stato facile per il pastore, cioè il capobranco, frenare e sopprimere l'atto conclusivo, cioè l'uccisione. Al contrario, i licaoni non dimostrano tanto autocontrollo. Non deve sorprendere perciò il fatto che non vennero mai considerati una specie da poter addestrare.
Alla fine lo gnu viene inesorabilmente catturato. La preda è morta e i killer si rimpinzano. Ma hanno poco tempo. La quantità di cibo che spetta loro dipende infatti dalla velocità con cui riescono ad ingurgitarla. Forse questo riesce a spiegare il perché i cani domestici divorino la loro razione con una foga spesso inspiegabile. I cani selvatici devono ingerire il cibo velocemente prima che altri predatori glielo possano rubare. Così il loro stomaco diventa una sorta di dispensa che serve a trasportare il cibo per i cuccioli. Come i cani da caccia che riportano gli uccelli o quelli che riportano il bastoncino. Gli adulti ritornano con il cibo. Spinti dall'eccitazione, i cuccioli corrono loro incontro. Il saluto dà luogo a una danza frenetica, molto rumorosa ed appariscente. Una situazione analoga si verifica quando il padrone torna a casa dal lavoro. Il cane dimostra la stessa eccitazione, lo stesso curioso desiderio di leccare la faccia dell'uomo. Ma non è solo affetto. Il cane non sta leccando la faccia, ma più precisamente la bocca. E per un motivo ben preciso. I piccoli cuccioli cercano di infilare il naso e la lingua all'interno degli angoli della bocca degli adulti. Da specie a specie, da continente a continente, sempre lo stesso gesto. Cani domestici e selvatici compiono lo stesso rituale. Per quale ragione? Il cane vuole che il padrone, o in natura il proprio genitore, rigurgiti il cibo. Nonostante secoli di allevamento selettivo, anche il più mansueto dei cani domestici può rapidamente regredire, tornando praticamente allo stato brado, soprattutto se maltrattato o abbandonato. In tutto il mondo i cani randagi costituiscono un serio problema. A Glasgow si presenta un fenomeno comune a moltissime città inglesi. I Letchkey Dog sono quei cani a cui viene concesso di stare fuori casa, oppure che scappano quando il padrone è al lavoro. Durante il giorno questi cani si riuniscono in branchie occasionali. Di solito i gruppi si formano attorno a una femmina in calore. Questi cani rappresentano più un fastidio che una vera e propria minaccia. Infatti tornano tutti dai loro padroni prima di sera. Ma in altre parti del mondo emerge l'altra dimensione del problema. Quando animali domestici ridiventano selvaggi. Non hanno una casa dove tornare e nessuno dà loro da mangiare. Per sopravvivere sono costretti a cercare il cibo tra i rifiuti oppure a uccidere. Il migliore amico dell'uomo è stato addomesticato per sorvegliare il gregge e cacciare, fare la guardia e la guida, a riportare la selvaggina e a soccorrere, a guidare i ciechi o ad inseguire criminali. Ma nonostante tutte le manipolazioni dell'uomo, l'istinto bestiale dei cani si cela sotto l'aspetto domestico. Ed è proprio quel latente stato selvatico che rende i nostri cani affascinanti.